Al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise, parliamo in apertura di calcio di Lega Pro. Pignalosa e Di Vicino si stanno allenando con il Campobasso. Il DS Ciccone sta lavorando anche sul pacchetto Under. Bullo ha trascorso il lunedì seguente alla sconfitta contro il Martina osservando attentamente i ragazzi della Beretti rosso-blu all'opera. Prima di procedere ad altre operazioni in entrata, il neo mister ha pensato bene di vedere cosa propone il pacchetto di giovani nostrano. Ieri invece regolare ripresa degli allenamenti sotto lo sguardo attento del tecnico simpaticamente soprannominato il messicano, che ha sottoposto i suoi ad un lungo lavoro fisico con la collaborazione del team manager Pagliarini e del nuovo preparatore atletico, professor Natalino Orru, sostituto del professor Piscitelli, che ha interrotto il rapporto con il Campobasso Calcio. Agli ordini di Vullo hanno lavorato anche il trequartista Di Vicino, già da qualche giorno all'opera con il Campobasso, e l'attaccante Gaetano Pignalosa. Entrambi verranno attentamente valutati prima di procedere a eventuali ingaggi. Sembrerebbero più alte le possibilità di vedere il rossoblù di vicino piuttosto che Pignalosa. La discriminante fondamentale è la condizione fisica. Al Campobasso servono atleti possibilmente in grado di dare un'immediata risposta sul piano atletico. Ciccone non smentisce neanche dei contatti con una punta del Metz, squadra militante nella seconda divisione francese. Dell'attaccante in questione, di cui si ignora il nome, si sa solo che ha realizzato 5 gol in 11 partite con la squadra della capitale della Lorena. È necessario rinfoltire anche il gruppo under e avviare le rescissioni con quelli attuali non ritenuti all'altezza della missione salvezza. Sotto osservazione rimangono anche il classe 92 Prisco, che tuttavia non è aggregato al gruppo rosso-blu, e due fuoriquota del 93, con il cui procuratore Ciccone si vedrà a breve. I due tecnici rosso-blu, Ciccone e Vullo, riflettono sul vigore e sulla forza da restituire all'attacco, il reparto più sterile del Campobasso. I numeri sono davvero impietosi e raccontano di una squadra che ha realizzato solo 6 marcature in 4 partite, solo in una di queste, cioè contro l'Interreggio, i gol hanno portato a una vittoria che è anche l'unica stagionale. Se ne deduce aritmeticamente che il Campobasso è rimasto a secco in ben 7 partite su 11. La posizione occupata, che non sarebbe esattamente l'ultima, ne è una logica conseguenza. Borgo Abbugiano Campobasso si giocherà al Porta Elisa di Lucca, funzionale impianto della città toscana che dista circa 30 km da Buggiano. Lo stadio di Buggiano, piccolo comune del Pistoiese, presenta delle problematiche all'impianto di illuminazione, che rendono quindi necessaria la migrazione a Lucca. Io vengo dalla terra di Lucca. Basket domenica, l'NBC Campobasso ha messo KO il Campli negli ultimi minuti di gioco, soddisfatto per la grande prova dei suoi ragazzi, coach Sabatelli, che adesso sta preparando il secondo impegno consecutivo al Pala Unimol contro il San Vito Ortona. Mimmo Sabatelli, sono arrivati 2 punti importanti contro Campli, squadra tra le più forti del campionato, ma forse la cosa più importante è che con un successo del genere in voi aumenta l'autostima in maniera esponenziale. Sì, sicuramente una vittoria difficile, lo sapevamo, però abbiamo lavorato tanto in questa settimana, abbiamo preparato bene la partita, siamo partiti un po' contratti, loro erano più esperti di noi. E sono partiti forti, abbiamo preso questo break iniziale che abbiamo portato avanti per 20-25 minuti. Credo che stasera era la prima volta che ci trovavamo ad affrontare una situazione nuova, perché le altre partite, bene o male, avevamo sempre preso noi il break di vantaggio e l'avevamo mantenuto. E devo dire che la reazione è stata grandissima. Devo dire che i ragazzi hanno, tutti quanti noi, dalla panchina in campo, abbiamo tenuto la calma, siamo stati tranquilli, sapevamo che la partita si vinceva negli ultimi minuti, quindi era una battaglia. Siamo stati bravi a restare attaccati e poi nei momenti cruciali abbiamo stretto un po' più in difesa, perché all'inizio eravamo partiti molli, avevano segnato troppo loro in attacco, e devo dire che poi alla fine siamo stati anche esperti. Questa è la cosa che mi è piaciuta, quindi una vittoria importantissima. Ultima considerazione: 2 settimane fa siamo trovati a parlare del problema, comunque la difficoltà di avere dei ragazzi in squadra che, soprattutto nel ruolo di play, che dovevano crescere. Oggi, a mio modesto avviso, ho visto un panichella sopra le righe proprio. Sì, sicuro, ma noi abbiamo scommesso su questi ragazzi. Oggi Mattia era in partita e onestamente un po' di esperienza l'ho voluta con Rosario, e quindi forse ha trovato un po' meno spazio Marco, ma Marco ci sarà possibilità di avere spazio, perché ripeto, questa società e io abbiamo scommesso su questi due ragazzi. Devo dire che io ho la fortuna di avere un gruppo dove, tra virgolette, devo fare delle scelte e mandarne addirittura 2 o 3 in tribuna, quindi sono anche fortunato. C'è spazio, ci sarà
sarà spazio per tutti, però devo dire che sicuramente questi due ragazzi su cui stiamo scommettendo alla fine usciranno alla grande, come ha dimostrato stasera Mattia, che ha fatto veramente una grande partita. Ma oltre Mattia, credimi, tutti, anche due stranieri oggi, Wilson, Fall, Scott, ma tutti, Rosario, per quello che ha, tutti, Biagio, stasera veramente devo elogiare tutti quanti perché hanno dato il massimo. Sarà trasmessa in differita sulla seconda rete di Telemolise, canale 12, la telecronaca di basket tra NBC e Campli a partire dalle 16.30. Il match verrà riproposto sul canale 112 Telemolise Sport a partire dalle 20.30. La nuova pallavolo Campobasso da anni porta avanti il settore giovanile. Da quest'anno le pallavoliste della prima squadra impegnate nel torneo di Serie B2 sono tutte cresciute con Lucia De Soccio e il suo staff. A proposito del settore giovanile, alcuni allievi ai nostri microfoni. Arianna Corvo, una delle giocatrici più piccole della nuova pallavolo Campobasso, 5 anni. Mi dici, mi racconti un poco cosa fai con l'istruttrice Lucia De Soccio? Facciamo attenti al lupo e angioletti e diavoletti, ma quello che mi piace di più sono gli allenamenti. E mi racconti un po' com'è un allenamento? Ti diverti con gli altri tuoi amici? Cosa fai? Guarda così, guarda. Allora, faccio il giro, così. E poi sotto la rete, poi saltiamo, poi il giro e poi palleggio. Giovanni qui accanto a te, Calcutta. Uno dei bambini, dei maschietti di questa nuova pallavolo, come mai ti sei avvicinato a questo sport? Ah, ci gioca in Serie D con la nuova pallavolo. È il quinto anno che sto qui, mi piace molto. Mi dici un po' invece che ruolo hai anche nella pallavolo? Vorrei fare l'alzatore. Quindi ci vuole tanto allenamento... Sei appena all'inizio. Sì. E come ti trovi comunque con la squadra? Benissimo, specialmente con due o tre bambini che stanno sempre con me, ci gioco sempre. Lorenza Musacchio, 11 anni, giocatrice della nuova pallavolo Campobasso, sei ancora nel settore giovanile, però adesso da quest'anno c'è anche la Serie B, un traguardo comunque che in un futuro vorresti comunque raggiungere. Sì, sì, vorrei giocare a livello agonistico. Per quanto riguarda la pallavolo, che cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo sport? All'inizio era per gioco, poi mi sono appassionata e sono già 3 anni che faccio pallavolo. Che ruolo ricopri e come ti trovi anche con i tuoi compagni? Con i miei compagni mi diverto molto e vorrei fare l'alzatrice. Dopodomani la sala ricevimenti del Coriolis ospiterà la festa del calcio molisano. Nel corso dell'appuntamento organizzato dalla FIGC Molise verranno premiate le società vincenti, i campionati e la Coppa Disciplina della stagione 2011-2012. Quest'anno parteciperanno all'evento il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della FIGC Carlo Tavecchio, Antonio Matarrese, membro del comitato d'onore della FIGC e dell'UEFA. Calcio di Serie D, dopo la quinta vittoria consecutiva, cresce l'entusiasmo a Termoli. I giallorossi stanno preparando la trasferta di Fidene. Contento per il suo Termoli, il presidente Nicola Cesare. Presidente, l'apoteosi al Gino Cannarsi, arrivata la Rai, seconda in classifica, quinta vittoria consecutiva, tripudio. Una cosa che qui forse veramente... Io che seguo questa squadra da quasi 40 anni difficilmente avevo visto, anche negli anni d'oro del terzo posto. Questo è un Termoli che fa paura. Ma è un Termoli molto coraggioso, insomma, oggi con grande sofferenza, come si sente dalla mia voce, credo che abbiamo portato via una vittoria importante, una vittoria contro la candidata a vincere il campionato, che però in questo momento la classifica dice che la San Benedettese ha gli stessi punti del Termoli. C'è grande entusiasmo e penso se continuiamo a sognare nella testa e ad avere tanta umiltà possiamo proseguire un percorso importante. L'anno scorso sei arrivato a novembre, il mese, diciamo, il lago della bilancia. È stato un anno. Esatto. Era un Termoli che era in bilico, rinforziamo questa squadra che vince il campionato. Arrivato te, l'avete rinforzata, avete vinto in campionato e adesso che succederà? Succederà che dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo pensare al Fidene,
altra partita in trasferta difficile, poi verrà l'Isernia, partita dopo partita. Noi siamo qui per impegnarci, chi mi conosce sa che io sono un lottatore nella vita. E quindi lotto pure per il Termoli, perché è inutile negarselo, ne parlavo prima perfino col presidente San Benettese, insomma, con tutto il rispetto anche per la mia società, la San Benettese viene da ben altra storia. Il momento è difficile, quindi bisogna mantenere duro, saper organizzare, portare i soldi giusti, però far capire a tutti che bisogna far parte di un progetto e che quindi le cose vanno fatte con serietà ed equilibrio. Domenica giocherà in trasferta anche l'Olimpia Agnonese, che farà visita alla Renato Curi. A proposito del momento dei Granata, ai nostri microfoni Andrea Sivilla. Andrea Sivilla, il San Cesario è conosciuto come la squadra con il miglior attacco del campionato, sei d'accordo? Ma sicuramente hanno un potenziale offensivo di categoria superiore a mio avviso. Oggi comunque, quando ripartivano, potevano farci male in qualsiasi momento, però io penso che noi abbiamo fatto un'ottima prova e abbiamo meritato un punto, forse anche qualcosina in più. Per sfortuna qualche pallone non è andato dentro, però ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Secondo te è meglio il primo o meglio il secondo tempo l'Olimpia Agnonese? Ma io penso che abbiamo fatto un'ottima gara sia nel primo che nel secondo tempo. Sicuramente non era una partita facile, siamo stati bravi oggi. Siete stati sicuramente a gestire lo svantaggio, ma mantenendovi compatti, e soprattutto non avete avuto paura di questa prima in classifica, di questa capolista San Cesario. Ma sicuramente andare sotto dopo 5 minuti non è facile. La cosa importante è anche che siamo riusciti a reagire subito, ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo qualcosa in più e siamo riusciti a raggiungere subito il pareggio. Adesso arriva un calendario che insomma è abbastanza tosto, pronti? Ma io penso che più che il calendario, ogni domenica sia difficile, ogni gara che andremo a affrontare sia difficile, perché comunque troveremo squadre attrezzate sia dall'alto al basso della classifica. Sicuramente dobbiamo farci trovare pronti e non farci trovare impreparati come domenica scorsa. Beh, sicuramente una brutta sconfitta come quella di domenica scorsa è stata definitivamente archiviata con questa ottima prestazione, soprattutto contro il San Cesario. Penso che la nostra forza sia l'intensità di gioco, la cattiveria, l'aggressione. Se noi metteremo da qui in avanti questi ingredienti, ce la possiamo giocare con chiunque. Settimana intensa quella dell'Isernia. Mister Farina sta preparando i suoi ragazzi per i prossimi impegni. 3 gare in 7 giorni. Domenica a Lancellotta arriva l'Ancona, poi in casa mercoledì, questa volta per gli ottavi della Coppa Italia contro la San Benedettese. Si chiuderà domenica 25 al Cannarsa per il derby contro il Termoli. Quindi un mese di novembre intenso per l'Isernia. Il tecnico sarà costretto anche al turnover. Podismo, Roberto Palladino, direttore tecnico della Virtus di Campobasso, si è detto soddisfatto per la 39esima edizione della Su e Giù. Noi lo abbiamo avvicinato. Roberto Palladino, con alle spalle ancora qualche famiglia che giunge al traguardo. Che bella giornata, questo può essere l'unico commento alla 39esima edizione della Su e Giù. Sì, io ritengo sia stato un grande successo per quanto riguarda sia l'aspetto organizzativo che di partecipazione. Problemi non ne abbiamo avuti, stiamo gestendo i traguardi con un numero rilevante di addetti. Tieni conto che sul percorso, tra gli addetti e i traguardi, percorso e partenze, sono circa 230 persone. Quindi a monte c'è un'organizzazione incredibile di mesi e mesi di lavoro. Però poi siamo ripagati, siamo stati fortunati, qualcuno probabilmente ci sta assistendo da su, perché le previsioni non erano proprio delle migliori. Sapevamo di una buona settimana, una domenica incerta, per cui avevamo qualche piccola preoccupazione. È andata fin troppo bene, abbiamo visto veramente la su e giù del sorriso. Girandosi attorno non se ne vede uno che sta imbronciato, stanno tutti quanti sereni, tranquilli, e di questi tempi non è facile. Commenti più che positivi anche per la variazione del percorso, soddisfatti anche per il passaggio al campo CONI, la gente ha apprezzato. Sì, io non sono stato sul campo, c'erano altri miei collaboratori che stavano sul campo e mi hanno detto che veramente è stato apprezzato molto quel passaggio.
La novità fa bene, e probabilmente quel tipo di novità fa bene. Noi vogliamo che Campobasso non dimentichi chi ha creato tutto questo, e quindi cercheremo di portare avanti nel miglior modo possibile l'immagine, l'idea di Nicola, che è stata un'idea grande, incredibile. Io quando vedo tanta gente che ride, che sorride, che è tranquilla, che è serena, e poi questo praticare di un pochettino di sport è veramente una cosa che ti piglia dentro, ti piglia al cuore. Oggi io spero che i portatori di handicap abbiano vissuto una giornata particolare, li abbiamo messi alla partenza davanti per far respirare loro quella tensione che di solito si respira prima, quell'atmosfera che si respira prima della partenza. Ho incontrato qualcuno delle organizzazioni di volontari, mi hanno detto che per loro è stata una cosa bellissima. Che voi, siamo contenti. L'ASD Team Termoli Triathlon, in collaborazione con l'Atletica Larino, ha organizzato per domenica il primo Duathlon Kids Corsa Bici Corsa, gara riservata a tutti i bambini di età compresa tra 8 e 13 anni, tesserati e non, per la Federazione Italiana Triathlon. La gara avrà inizio alle 9 nel piazzale dell'ospedale Vietri di Larino. Calcio d'eccellenza, domenica al Colalillo arriva il Gamba Tesa. A proposito del Boiano, ai nostri microfoni il vice allenatore. Mister Riccio, ottima prestazione del Boiano, che spugna il Del Prete in una partita, possiamo dire, senza storia. Avete avuto sempre voi il pallino del gioco in mano. Ma sicuramente questa qui è stata un'ulteriore prova del valore del nostro organico. Sapete benissimo le vicissitudini che ci stanno attanagliando, e praticamente sono dei fattori che a volte creano delle involuzioni a livello di mentalità e quindi a livello del calcio giocato, del calcio espresso. Noi rappresentiamo secondo me uno degli organici più meglio attrezzati per questa categoria, con delle risorse che sicuramente sono un lusso. Purtroppo la società nostra ha avuto dei problemi che sono contingenti al momento particolare per ciò che concerne la finanza a qualsiasi livello, e cerchiamo un sostentamento. Questo è anche un appello: se qualcuno può prendere a cuore le sorti del nostro Boiano, noi stiamo onorando insieme allo staff tecnico, insieme all'organico, che è un organico di grande spessore, la maglia della città di Boiano, e con questo grande orgoglio affrontiamo tutte le partite, siamo sicuri delle nostre potenzialità. Ecco, le sorti del Boiano, come ha detto lei, sono tutta restano un'incognita, quindi magari anche gli obiettivi e tutto il resto sarà probabilmente tutto da rivedere. Ma io devo essere molto trasparente: finché noi abbiamo il minimo per andare avanti, sicuramente onoreremo sia il campionato, perché lo merita, la massima espressione del calcio regionale, e onoreremo sicuramente anche la maglia che indossiamo, perché i colori biancorossi ci stanno a cuore. Noi e lo staff tecnico stiamo lavorando ininterrottamente dal 29 di luglio, e insieme con i ragazzi, che non hanno mai mancato a nessun appuntamento. Abbiamo avuto un periodo, una piccola involuzione, ma certe problematiche poi portano a un allontanamento dalla mentalità del pezzo e forse a dei cali di concentrazione. Però abbiamo dei grandi professionisti che nonostante tutto stanno onorando veramente questa maglia e questo sport nel Molise. Forte del punto strappato alla Turris, il Rocca Ravindola sta preparando il prossimo match contro la Virtus Matesina. 90 minuti importanti in chiave salvezza. Sentiamo Altieri per i blucerchiati. Silvano Altieri del Rocca Ravindola, un pareggio importante visto che comunque affrontavate la Turris. Sì, abbastanza. Dopo molti risultati negativi siamo venuti qua e abbiamo fatto un risultato positivo fuori casa contro la seconda in classifica, e adesso speriamo di fare un altro risultato positivo in casa contro la Virtus Matesina. Ecco. Che è uno scontro diretto, perché ci ritroviamo là e là con la classifica. Ecco, comunque la squadra è entrata in campo fin da subito determinata e convinta di portare a casa almeno il pareggio, che poi comunque è arrivato. Sì, abbiamo disputato una buona partita, siamo scesi in campo concentrati, abbiamo fatto una buona partita. Ecco, dicevi il prossimo incontro, la Virtus Matesina in casa, che partita ti aspetti? Una buona partita, perché sono alla nostra portata. E invece gli obiettivi del Rocca Ravindola? Non retrocedere. Quindi salvezza diretta? Sì. Calcio di promozione, sono scesi in campo Rocca Sicura e Campo di Pietra per recuperare la gara valida per la nona d'andata, sospesa a causa del maltempo al 25° minuto, sul risultato di 1-1.
Le due formazioni hanno ripreso la gara dal primo minuto. Prosegue la risalita in classifica del Riccia che, dopo aver vinto in casa del Rocca Vivara, si è portata ad un punto dai Trignini. Al termine della partita all'Acqua Sant'Anni abbiamo raccolto il commento di Iannetta e Morrone. Silvio Iannetta, tecnico del Real Rocca Vivara, avevamo assistito alla gara contro la Sant'Eliana, lì avete giocato un'altra gara contro il Riccia, è mancata un po' forse quella cattiveria e quella voglia? Diciamo che è mancato un po' tutto. Tengo a precisare che abbiamo avuto dei problemi durante la settimana, dei fuori quota che non sono venuti, ho dovuto un po' far giocare qualche ragazzo, che i fuori quota di oggi non si sono allenati per niente e quindi hanno dato il massimo di quello che potevano dare, poi qualche infortunio lungo la strada e poi oggi abbiamo incontrato un grande Riccia, devo dire, ma io lo sapevo già che non era quella la loro posizione, cioè hanno 7-11 che sono di eccellenza, quindi non è che scopriamo l'acqua calda, insomma. Morrone, vittoria contro il Rocca Vivara, due vittorie appunto consecutive, importante per voi rilanciarsi, è un momento importante del campionato. Sì, meno male che abbiamo vinto anche oggi a Trivento contro il Rocca Vivara. Oggi secondo me abbiamo disputato il primo tempo più bello dall'inizio della stagione, quindi vittoria importante e meritata contro un ottimo avversario. Sicuramente vittoria meritata, solamente nel secondo tempo avete avuto magari 20 minuti in cui non avete subito creduto a fare il terzo gol che poi è arrivato nel momento in cui vi siete svegliati, possiamo dire. Sì, noi questi minuti di appannamento ce l'abbiamo ogni partita, anche domenica scorsa con l'avversario in 10 persone abbiamo subito il gol dell'1-1, poi ci siamo ripresi dopo aver subito il gol. Oggi è la stessa cosa, i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati un po' brutti, però dopo il gol del 2-1 abbiamo ricominciato a giocare e il risultato è arrivato anche il terzo gol di Griscio. E adesso la nostra rubrica, il cartellino rosso. Adesso c'ho da fare, sarai la mia metà, ma se non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza di me. Judo, il comitato regionale Molise Judo ha organizzato per il 22 novembre a partire dalle 11 presso l'auditorium di Isernia la manifestazione dal titolo La giornata olimpica, le brave ragazze vanno in palestra, le cattive a Londra. Ospite d'onore la campionessa Rosalba Forciniti, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. L'atleta azzurra incontrerà numerose classi degli istituti scolastici del capoluogo Pentro. A chiusura della manifestazione ci sarà anche un'esibizione di judo. Bene, era l'ultima notizia per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.